Va bene, siamo arrivati a 2 mesi di guerra circa e abbiamo visto scene come questa, quest'altra e quest'altra ancora, ma abbiamo visto anche cose che ci aspettavamo un filino meno, come queste e quest'altre. A questo punto è opportuno fare un breve riassunto della situazione. All'inizio del conflitto e senza contare le riserve, l'esercito russo poteva contare su 900.000 soldati, 350.000 unità della Guardia Nazionale, 3.100 carri armati e 1.172 aeroplani da combattimento. A questo ben di Russia vanno aggiunti 70 miliardi di fondi disponibili e di un presidente il quale, oltre a essere un espertissimo combattente, è anche in grado di disintegrare i nemici attraverso i raggi gamma che all'occorrenza può emettere dagli occhi. Viceversa, l'esercito ucraino poteva contare su 209.000 soldati, 854 carri armati e 124 aerei, con un finanziamento che a stento arrivava ai 6 miliardi di dollari. Con un presidente che era famoso per i suoi giri in bicicletta e per riuscire a suonare il pianoforte con i pantaloni abbassati e le mani alzate. Insomma, com'è possibile che il presidente Putin, ex agente del KGB, non sia riuscito a sconfiggere l'esercito guidato da un comico, che peraltro è 5 volte inferiore a quello russo? Che cosa può essere andato storto in quello che tutti ritenevamo essere il secondo più grande esercito del mondo? Sul serio, quando pensiamo alla Russia, pensiamo a una società fortemente militarizzata, con una grande tradizione che risale quantomeno al secolo scorso. E nonostante il fatto che la Russia non sia più una superpotenza economica, ne abbiamo parlato nell'ultimo video, dovreste trovare il link qui, siamo comunque convinti che i suoi soldati siano i più tosti del mondo e che possano dare da mangiare la polvere anche ai Marines e ai corpi speciali che affollano il resto del pianeta. Tuttavia, questo è uno di quei casi in cui fra la nostra immaginazione e convinzione da una parte e la realtà dall'altra sembra esserci un abisso. È un dato di fatto che in 60 giorni i russi non sono ancora riusciti a conquistare nessuna delle città maggiori dell'Ucraina, con l'eccezione di Mariupol, la quale, secondo la propaganda russa, è stata conquistata 60 volte in 60 giorni. E che addirittura l'esercito russo ha dovuto rinunciare a invadere Kiev e ha ripiegato per concentrare tutte le iniziative nel sud-sud-est dell'Ucraina. Il tutto con bollettini di guerra che sembrano indicare un numero altissimo di perdite in vite umane. In base a fonti attendibili, i russi avrebbero perso più di 20.000 soldati nell'arco di 2 mesi. Sono l'equivalente di una cittadina di medie dimensioni spazzata via dalla faccia del pianeta. Oppure, se preferite un paragone in termini militari, sono un numero di perdite uguale o maggiore di quelle riportate da tutti gli alleati in 20 anni di permanenza nell'Afghanistan. E normalmente quando arrivo a questo punto c'è sempre qualcuno pro Putin che si lamenta del fatto che conto soltanto le perdite dei russi e non quelle degli ucraini. Puntualmente c'è sempre qualcuno che dice: è vero che i russi hanno subito gravi perdite, però le hanno anche inflitte agli ucraini. Il che corrisponde certamente a verità, ma non a logica. Intendo dire, sono i russi ad aver preso l'iniziativa. Come possono essersi buttati volontariamente in una guerra che costa loro decine di migliaia di vite? Alcuni credono che si tratti di un errore di calcolo, altri analisti, che principalmente battono la strada, ritengono invece che tutto risponda a una strategia pianificata. Secondo questa tesi, da sempre i russi sacrificano un numero enorme di vite umane per raggiungere i loro obiettivi. Pensate, per esempio, alle guerre in Cecenia e in Georgia. I russi hanno vinto, ma hanno pagato un prezzo altissimo. E per carità, questa è una tesi che ha una sua logica,
molto più illogico appare sostenere un presidente che manda i suoi uomini a morire manco fossero soldatini di plastica trovati nella scatola del risico. Come avrete intuito, questa tesi non mi convince più di tanto e non mi convince per due motivi. In primo luogo, ritengo che Putin possa essere una persona migliore di così. E in secondo luogo, nel 2008, Putin stesso, dopo aver preso atto dei fallimenti del proprio esercito, ha preteso di modernizzarlo, letteralmente a qualunque costo. E tra le altre cose, Putin ha fatto affidamento sul generale Valery Gerasimov, il quale è universalmente riconosciuto e ammirato per la sua teoria riguardante la guerra ibrida. Guerra spesso non dichiarata che riguarda l'economia e l'informazione. Guerra che secondo alcuni avrebbe permesso ai russi di vincere sugli americani nel 2016 senza dover sparare neanche un colpo, ricorrendo semplicemente a disinformazione e social per guidarne le scelte politiche. Per quanto ne so, Gerasimov è ancora in sella dello Stato Maggiore russo ed è universalmente riconosciuto anche in ambienti NATO come una vera e propria rockstar, il che forse non è poi così positiva come descrizione, perché anche lui ama definirsi rockstar e quanto a strategia e capacità organizzative non è esattamente un genio. Ma torniamo al nostro generale Gerasimov e al nostro presidente russo preferito. Per quanto Putin e Gerasimov possano essere abili, si ritrovano a operare con i mezzi che hanno a disposizione. L'esercito russo notoriamente di derivazione sovietica e i sovietici facevano ampio affidamento sui coscritti. E cioè sui giovani cooptati per il servizio di leva, che all'epoca durava 2 anni, i quali erano un lasso di tempo più che adeguato per imparare a pilotare un mezzo, un carro armato o un aeroplano, tutti naturalmente privi di elettronica. E anche il numero di armi e la tipologia di munizionamento era relativamente ridotta e facilmente padroneggiabile. Motivo per cui a livello strategico e tattico potevi ottenere dei risultati degni di nota anche con soldati che si erano addestrati per 6 mesi o 1 anno. E detto fra parentesi, in un'epoca con queste caratteristiche era il numero stesso dei soldati a fare la differenza. E l'Unione Sovietica aveva ovviamente tanti abitanti che potevano essere sfruttati come militari. Oggi lo scenario è profondamente cambiato e a fare la differenza non è più il numero di soldati che hai a disposizione, ma la loro esperienza e conoscenza. Tanto per fare un esempio, un pilota dell'aeronautica militare, prima di diventare tale, deve conseguire presso l'Accademia la laurea in scienze aeronautiche e solo dopo averla ottenuta può iniziare a conseguire i vari brevetti che gli permetteranno di diventare un vero e proprio Top Gun. E detto fra parentesi, questo è solo l'inizio, perché anche una volta che il nostro pilota sarà riuscito a ottenere un brevetto, dovrà poi fare esperienza su quel determinato tipo di aereo e dovrà anche impratichirsi con diversi tipi di missione. Solo per tenersi in esercizio con le operazioni di base, un pilota deve volare per almeno 50-100 ore. Per specializzarsi nei vari tipi di operazioni, deve esercitarsi per altre 100-150 ore, arrivando quindi a un massimo di 200-250 ore all'anno. Per creare e mantenere un Top Gun servono tempo e risorse. I piloti russi invece si allenano al massimo per 100 ore di volo e questo spiega perché sono soliti eseguire operazioni semplici del tipo decolliamo, arriviamo sul bersaglio, scarichiamo il munizionamento che abbiamo a disposizione e torniamo indietro. Lo stesso tipo di esigenza in relazione all'addestramento e alla formazione c'è naturalmente anche per tutto il personale che resta a terra o si ritrova in mare. Un soldato moderno naturalmente deve essere sì in forma fisicamente, ma anche mentalmente. Deve avere confidenza con le armi, deve sapersi muovere all'interno di uno scenario di battaglia. Ed è un dato di fatto che molti soldati russi nell'arco di questi 2 mesi hanno dimostrato di non saperlo fare.
Esemplificativamente, moltissimi soldati, quando vengono ingaggiati dai nemici ucraini, non cercano la prima copertura utile, ma cercano di allontanarsi il più possibile, diventando dei facili bersagli. Similmente, quando si trovano in un contesto urbano, hanno la pessima tendenza a fare rumore, essere disordinati e soprattutto a non controllare nulla che non si trovi a livello della strada. In parole povere, magari si voltano a destra e a sinistra, ma non tengono minimamente in considerazione l'idea che qualcuno potrebbe sparargli da una finestra. E questo accade per due motivi fortemente intrecciati fra di loro. Questi soldati non hanno un addestramento adeguato e spesso e volentieri sono anche giovanissimi. E perché questo accade? Un poco perché i superiori e gli ufficiali in questa operazione militare speciale hanno raccattato le reclute che avevano a disposizione e le hanno buttate in mezzo al campo di battaglia senza alcun riguardo né per i loro mezzi né tantomeno per le loro vite. Ma un poco perché l'esercito russo soffre di una grave carenza di sottufficiali. Mediamente un soldato nella NATO resta in servizio per 15 o 20 anni. Viceversa, in Russia un soldato resta tale solo per 4 anni, la metà se sei di leva e non puoi proprio evitarlo. Il problema sta nel fatto che con una durata così breve del servizio non acquisisci le competenze necessarie e non sei neanche in grado di trasmetterle a quelli che arrivano dopo di te. Manca insomma il sergente rompiscatole che da una parte ti addestra e dall'altra evita che tu, mentre sei in azione, finisca con un piede su una mina o con la testa al centro del mirino nemico. A questo punto voi direte: non è possibile, sei il solito avvocato russofobo, perché nell'esercito russo i caporali e i sergenti esistono. Sì, certo che esistono, ma vengono presi dagli stessi coscritti più anziani. In pratica, per diventare caporale o sergente basta un anno di leva. E dato che non ci sono soldati professionisti, sul campo ci finiscono i coscritti che arrivano a stento a 19-20 anni. I ragazzini che vengono rifocillati dai civili che hanno pietà di loro li abbiamo visti tutti. Il punto sta nel fatto che l'esercito non riesce ad attrarre giovani o professionisti. Per rimpinguare il numero di reclute, Putin ha creato una specie di gioventù militare russa, che abbiamo visto peraltro anche in un altro video, che consiste sostanzialmente in un doposcuola che possono frequentare i bambini dagli 8 anni in su e che li favorisce poi per entrare in un'accademia militare o direttamente in servizio in una caserma. E d'altro canto, l'esercito russo ha speso letteralmente un centinaio di milioni per attirare giovani disoccupati e dare loro un lavoro e un ruolo nella società. Sventuratamente, queste campagne pubblicitarie usano spot come questo. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы. Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни. In pratica, se ti arruoli nell'esercito russo, dovrai superare tanti ostacoli fisici per poi paracadutarti in uno scenario di guerra e iniziare a sparare ai nemici come se non ci fosse un domani. Insomma, a questo punto entro in un'organizzazione criminale e quantomeno resto all'interno di un contesto urbano. Oltre a ciò ci sono un paio di problemi enormi. In primo luogo, benché adeguatamente formati, spesso e volentieri gli ufficiali superiori non sono proprio il massimo della trasparenza e finiscono per penalizzarti in molti modi diversi.
Nonostante la pioggia di denaro che il governo russo riversa sull'esercito, i mezzi a disposizione sono sempre scarsi. E non è proprio il massimo andare in missione con un fucile che sembra dotato della volontà propria di un obiettore di coscienza, delle razioni alimentari scadute e di carri armati costruiti negli anni 80 e 90 che sembrano urlare ai missili Javelin «colpiscimi qui». Il secondo grande problema per le reclute è invece il nonnismo, fenomeno che sembra estremamente diffuso visto che si stima che il 40% delle perdite in tempo di pace sia imputabile a suicidi per questa causa qui. E in qualche caso anche ad omicidi, si prenda il caso del ragazzo che ha sparato a 8 suoi commilitoni perché lo bullizzavano. Insomma, quasi un militare su due in tempo di pace in Russia perde la vita per questa causa, che in altro contesto sarebbe perfettamente idiota ed evitabile. E questi sono solo i problemi che si riscontrano alla base dell'esercito. Salendo di livello la situazione non migliora. E qui mi attirerò una marea di critiche dei fan di Putin, ma questo discorso è inevitabile. Ora, tutti sappiamo che Putin è leggermente accentratore e che pretende di gestire ogni aspetto del governo. Questa operazione speciale, che nessuno deve azzardarsi a chiamare guerra, Putin non l'ha soltanto autorizzata, l'ha voluta. E con ogni probabilità l'ha anche pianificata. Ora, se siete fan di Putin, potete pensare che questa sia una situazione normalissima. Ma in realtà non lo è, anzi, è tremendamente controproducente. Putin non è un eroe da fumetto, come vuol far credere. È una persona normalissima che non ha alcune esperienze in ambito militare. Lui è stato nel KGB, che è tutta un'altra cosa. Non può avere un'idea precisa di come si combatta una guerra ai vari livelli. E anche se ce l'avesse, la sua giornata, come le nostre, è fatta di 24 ore. E Putin, per bravo che possa essere, non ha alcuna possibilità di gestire in maniera adeguata uno Stato da solo senza fidarsi dei propri collaboratori. Questo errore di voler gestire ogni singolo aspetto di un governo e di una guerra non l'ha compiuto soltanto Putin, è abbastanza frequente nella storia e soprattutto nella storia americana. Un esempio che spicca fra gli altri è quello di Lyndon Johnson. Per chi non lo sapesse, è il presidente degli Stati Uniti che ha voluto la guerra con il Vietnam. Si è fissato nel gestirla lui di persona personalmente e sappiamo tutti come è andata a finire. E a parte questo c'è il duplice problema che la Russia non è una democrazia e Putin non è propriamente uno degli statisti più illuminati del pianeta. In una democrazia normalmente hai un capo di stato maggiore che coordina i vari generali dell'esercito e si interfaccia con il ministro della difesa, il quale a sua volta si deve interfacciare con il governo e o con il presidente. Ci sono poi una molteplicità di consulenti e consiglieri che a loro volta si interfacciano con il ministro o con gli altri componenti del governo, in qualche caso anche direttamente con il presidente della Repubblica. Il capo di Stato Maggiore e anche gli altri generali sono sì dipendenti del ministero, ma non sono nelle mani del ministro della difesa. Se qualcosa non va nella decisione politica che vuole prendere quest'ultimo e il governo, sono liberissimi di esprimere il proprio parere e di fornire tutti i documenti necessari per convincere altri organi, come per esempio il Parlamento, a non intraprendere una certa strada. Anche nell'Unione Sovietica, che certamente non era una democrazia così come la intendiamo oggi, c'era un organo decisionale formato da circa 35 persone, il Politburo, il quale prendeva le decisioni circa le dichiarazioni di guerra e le altre imprese belliche che potevano o non dovevano essere condotte. In Russia invece hai Putin, il quale detiene il potere assoluto, ed ha un'autorità tale da intimidire qualunque membro del governo e o dell'esercito. Che Putin lo faccia volontariamente o involontariamente, normalmente non è il tipo da accettare un no da parte di qualcuno dei suoi subordinati, e il problema sta nel fatto che tutti sono suoi subordinati. Quindi, se Putin decide che si fa un'operazione militare speciale,
Quell'operazione si fa. E tu, se sei uno dei generali, magari non gli riferisci neppure le carenze tattiche dei tuoi sottoposti e dei mezzi che hai sotto controllo, perché sennò poi Putin s'arrabbia e, se hai fortuna, finisci al gabbio, in Siberia. Se hai sfortuna, chissà dove verrai sepolto. Infine, da rilevare che Vladimir Putin ha il controllo diretto dei 350.000 uomini della Guardia Nazionale. Si tratta di una polizia militarizzata con funzione di antiterrorismo che Putin pretende di utilizzare come una forza armata qualsiasi. Insomma, ci sarà pure un motivo se noi in Occidente non mandiamo i ragazzi della Digos a fare missioni speciali in Libia. Putin, di fatto, negli ultimi 2 mesi ha mandato dei ragazzi che hanno un addestramento principalmente da poliziotto, che sono in grado di gestire le sommosse con scudo e manganello alla mano, in prima linea a combattere dei soldati di professione. Secondo voi, in un contesto di battaglia urbana, questi ragazzi quante possibilità hanno di uscirne tutti interi? Insomma, ancora una volta, quando parliamo di Russia, c'è un abisso fra quelle che sono le nostre aspettative, nel bene o nel male, e quella che invece è la dura realtà. La realtà di una nazione che ha fortissime difficoltà a gestire la cosa pubblica, perché sostanzialmente dipende dall'operato di un singolo uomo. L'esito della guerra quindi è scontato? Assolutamente no. Per quanto l'orso russo possa essere privato di artigli e modalità berserk, resta pur sempre un orso. È quindi possibile che abbia mezzi a sufficienza da sacrificare per riuscire a raggiungere prima o poi la tanto agognata vittoria, occupando determinate regioni del Lugansk, del Donbass e anche un pochino sopra la Crimea. O che Putin prenda in maggiore considerazione i suggerimenti e le strategie dei suoi generali, i quali, a differenza dei normali coscritti, hanno una formazione degna di nota e sono perfino rispettati dai propri avversari, fra virgolette, della NATO. Ma questo, ripeto, si vedrà nel corso del terzo mese di questa stranissima operazione militare speciale che ricorda tanto una guerra vera e propria. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale, che abbiamo sempre bisogno di crescere. Come sempre, grazie di tutto e per tutto, e a presto.